Benvenuti a Maceratando, il podcast che vi porta alla scoperta delle curiosità storiche di Macerata. Io sono Roberto Cherubini e vi accompagnerò in questo viaggio nel tempo, alla scoperta della storia della nostra città. L'azione fascista 5 maggio 1928. Il nuovo istituto della Consulta da oggi sostituisce quello vecchio e logoro dei consigli comunali. Domenica mattina 29 aprile, nella sala della Consulta ha avuto luogo, semplice ed austera, la cerimonia dell'insediamento dei consultori. Sono intervenuti Sua Eminenza il prefetto commendatore Oriolo, con il capo di gabinetto dottor Broise ed il segretario federale cavalier Cingolani. Aperta la seduta, il segretario federale ha rivolto agli intervenuti opportune e chiare parole, ricordando ai nuovi eletti il dovere che li attende, specialmente mettendo in rilievo il compito esclusivamente consultivo che sono tenuti a spiegare ai cittadini chiamati alla collaborazione leale ed intelligente con il podestà. Accennando poi alla differenza sostanziale tra i vecchi consigli, che di nulla si preoccupavano se non di particolari interessi, e il nuovo istituto che ha cambiato totalmente la vita comunale, chiuse il suo dire augurandosi che i nuovi eletti si acquistino la stima e la fiducia della città e del fascismo. Il podestà commendator Benignetti ha fatto una esposizione chiara e precisa della situazione economica del comune, facendo risaltare l'ottimo e solido stato del bilancio, che presenta ancora un considerevole avanzo che permetterà di far fronte alla soluzione di importanti problemi cittadini. Dopo aver reso noto che recentemente la Commissione Reale ha deciso l'acquisto del carente fabbricato di San Francesco per costruirvi il Palazzo degli Studi, ha terminato invocando l'aiuto e il consiglio di Sua Eminenza il prefetto e del segretario federale ad incoraggiamento per bene operare a risolvere gli ardui problemi nell'interesse della città. Salutato a vivi applausi, Sua Eminenza il prefetto ha così detto: «Al valoroso podestà di cui abbiamo apprezzato le opere e che ci ha esposto un vasto programma di rinnovamento e agli egregi consultori, oggi insediati, rivolgo il saluto in nome del governo fascista, che ho l'onore di rappresentare, del governo che darà nuovo primato all'Italia ed un nome ad un'era. La legge ha riunito tutti i poteri deliberativi nell'istituto del podestà, come ha rammentato il cavalier Cingolani. I poteri dei consultori, pertanto, sarebbero privi dell'alta importanza che viene loro riconosciuta, se ravvivati non fossero dalla fede nuova che anima l'Italia fascista e che, dal rapido progresso di questa nobilissima città, attende largo concorso di forze propulsive della virtù della stirpe nella sua marcia ascensionale. La mia fede, la vostra fede, signori consultori, si serve col fervore insonne di opere e di idee radianti dal genio del Duce, attraverso tutti noi, fino ai più lontani orizzonti oltre il cerchio magnifico delle nostre Alpi, oltre l'azzurro dei nostri mari, ovunque le gloriose vestigie di Roma attendono il ricorso del volo delle vittoriose aquile imperiali. Ecco il vostro compito. Elenco dei consultori nominati: Ciccolini Claudio V, Lazzarini Arturo, Perugini Vitaliano, Mannocchi Giordano Bruno, Pancotti Cesare, Paolini Auro, Natali Agostino, Perogio Vincenzo, Costa Carlo, Montecchiari Antonio, Marconi Marino, Ginobili Marino, Silvetti Manlio, Calamante Manlio, Melchiorri Giovanni, Moschini Luigi, Casali Giovanni, Bonci Giuseppe. Testo tratto dai volumi La città sul palcoscenico, arte, spettacolo, pubblicità a Macerata dal 1884 al 1944, a cura di Franco Torresi. E con questo si conclude l'episodio di Maceratando, il podcast di Roberto Cherubini che ha curato anche il montaggio. Grazie per averci ascoltato e vi diamo appuntamento al prossimo episodio.